Ciao ragazzuoli, benvenuti in un altro nuovo video. Il 17 di ottobre sono stata invitata da Storytime per un'intervista. Per cui quello che vedrete in questo video sarà l'intervista che ho fatto. Vi racconto un pochettino di me, come ho iniziato e bla bla bla. Godetevi l'intervista, vi lascio come sempre in descrizione e anche qua sotto i social dove mi potete trovare e seguire altrettanto. Spolliciate se avete gradito naturalmente questo video o semplicemente perché amate la Rumi, se no vuol dire che non mi vuoi bene. E buona visione! Storytime, Evoluzione Radio. Ciao a tutti, amici di Storytime, io sono Rebecca e oggi sono in compagnia di una nuova ospite. Prima di presentarvela, come sempre, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social. Ci trovate come Storytime. Ma ora bando alle ciance, siamo pronti a entrare nel vivo del racconto di Rumi-chan 94. Lei è una TikToker ed è qui per raccontarci un po' qualche sfaccettatura della sua vita. Allora, Rumi-chan 94. Io, diciamo, ho fatto un preambolo, però lascio la parola a te così ci spieghi un po' che cosa fai nella vita. Allora, innanzitutto ciao a tutti quelli che in questo momento stanno guardando questa live. Io sono Rumi-chan94 per i social TikTok e chi più ne ha più ne metta, ma soprattutto su TikTok. E io principalmente mi piace cimentarmi appunto nell'ambito proprio di divertimento, intrattenimento di tutti i generi, proprio perché non mi piace una cosa soltanto. Certo. Proprio quello di far divertire la gente che mi guarda e allo stesso tempo fargli anche un po' da, sai, un'amica, una confidente. Sì. Quindi ti piace un po' sperimentare. Sì, esattamente. Ok. Quando hai iniziato la tua attività sul web? Allora, io ho iniziato già tempo fa su YouTube come inizio, principalmente all'incirca 2009, no, okay. Una roba del genere, dove già avevo un pochettino di attività. Per poi, girando un po' più sui social, ho cominciato a vedere all'epoca Musical.ly, che sarebbe Oddio, il TikTok sì, di adesso. Sì. E lì ho detto, ma che cos'è sta cosa? Ma bellissimo. Vedo che sti video corti, va bene, andiamo a vedere un po'. Mi metto un po' a ficcanasare, comincio a vedere un po' come funziona, ci prendo la mano, questo esattamente nel 2016, e lì incomincia piano piano, senza così, per puro divertimento, la mia crescita poi sui social, appunto, la gente mi seguiva e piaceva quello che facevo, nella mia semplicità. E da lì sono diventata poi Rumi-chan 94. Ottimo! E ad oggi quanto è grande la tua community? Allora, la mia community all'incirca, contando almeno su TikTok, 269.000. Dai, quindi già è un bel traguardo, esatto, è un bel numero. Esatto. Sono veramente tanti e io sono veramente orgogliosa di questo, proprio perché me la sono creata io e sono poi mi sono creata una buona community, bravi, educati. Quindi. Ottimo, ottimo, questo è ottimo. Quali sono appunto i tuoi contenuti preferiti? Ovviamente hai detto che spazi molto. Sì, esatto. Allora, io mi diverto a fare soprattutto comicità. Io non voglio puntare unicamente sul fatto che, meno male, TikTok, appunto, visto che era riconosciuto come i balletti eccetera eccetera, piace puntare al fatto che sì, ho un bel faccino ma faccio anche ridere. Certo. Quindi comicità, musica, appunto, perché cioè, mi cimento anche su quello e di conseguenza appunto tutto ciò che c'entra anche con il gaming e così via, un tutto misto delle tue passioni praticamente. Sì, esattamente, no? Mi piace portare un po' di tutto. Allora, parlando proprio di musica, dato che ce l'hai brevemente citato, sì, quali sono le tue maggiori fonti di ispirazione? Ma allora, considerando che in famiglia sono tutti nell'ambito musicale, visto che mamma e papà altrettanto cantano, hanno fatto cose nel mondo dello spettacolo, alla fine la mia fonte di ispirazione è quello che vivi tutti i giorni. Nella mia semplicità questo mi ispira poi nel come intraprendere magari un rapporto, qualsiasi cosa ti possa succedere lo esprimi a modo tuo alla fine, la tua caratteristica è certo, proprio quella di farti riconoscere, esattamente, assolutamente. Cioè, sono io. No, io penso che nell'ambito musicale, infatti, come dicevi tu, c'è sicuramente tanta competizione, mamma però mia, c'è anche spazio per tutti coloro che puntano un po', sì, sulla loro unicità, no? A voglia, sì. Quindi sì, sicuramente, secondo me, sperimentare ti può
Far andare lontano. Magari, magari rendere un qualcosa di specifico mio, allora magari è la volta buona, esatto, che anch'io mi faccia riconoscere su qualcosa. Dai, sì, 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 è la volta buona, veramente. Speriamo. Allora, tu sei sui social appunto da un bel po' di tempo. Sì. Sono cambiate tantissime cose, mamma, in questi mia, anni. Come è cambiato il tuo rapporto però con i social? Diciamo che un po' ci sono state un po' delle delusioni, anche perché purtroppo da quando è nato anche il famoso detto quando una persona, oddio, quando una persona deve per forza dire la sua, no? Adesso è politicamente corretto. Esatto. Questa cosa, diciamo, ha un pochettino, diciamo, peccato nell'ambito social, proprio perché oramai qualcuno, sì, voglio dire un qualcosa, però poi tutti si accaniscono contro di te, incominciano, sì, a tutti i costi a dire sì, però questa cosa non va bene, ma però... Quindi diciamo che è cambiata, sì, in bene, ma non saprei definirlo. È una lama a doppio taglio alla, sì, fine, perché da un lato effettivamente si difendono, diciamo, delle minoranze, delle problematiche a cui non si prestava attenzione magari anni fa. Appunto. E però allo stesso tempo... siamo diventati tutti molto più sensibili. A voglia, sì, esattamente. Non lasciamo più passare nulla, no. E si è proprio ampliata la cancel culture, cioè, sì, è proprio vero, una roba, questa sta esplodendo, fatto... sì, hai sempre, infatti, paura magari di dire la, esatto, tua per... è quella la cosa che frega secondo me, proprio perché una persona magari vuole dire la sua, ma cioè magari senza offendere nessuno, però visto che meno male anche lì ognuno vuole dire la propria, però non ha magari la sensibilità di dire oh, magari questo potrebbe non prenderla, esatto, bene, e invece no, uno pensa a se stesso, no, l'ho detto la mia, chi se ne frega, proprio, e anche in modo abbastanza pesante, però il fatto è che potrebbe migliorare, secondo, certo, me c'è sempre modo di migliorare, basta semplicemente sapere ascoltare, imparare a conoscere le persone, esatto, con cui stai seguendo, rispettare, è solo una questione di rispetto alla fine, nel, esatto, senso, ognuno può esprimere la propria opinione, nessuno dice, sì, nulla assolutamente, punto, c'è modo e modo, così, esatto, come in tutte le cose, no? Il rispetto in tutto ciò, esatto, prima di tutto. Allora, tu appunto sei super attiva su TikTok e come, sì, sappiamo TikTok è una piattaforma in cui ci sono tantissimi adolescenti e ragazzini piccolini, no? Esattamente. Come riesci a gestire il tutto? Ti capita comunque di avere a che fare con diverse fasce d'età? Sì, appunto perché la mia fascia di età è all'incirca dai 9 a un po' più su. Piccolini. Però sono piccoli, cioè sono veramente un amore, anche, certo, giustamente un po', diciamo, in un certo senso sono un po' una sorella maggiore, una dai mamma consigli, senza, esatto. E diciamo che non è semplice, proprio perché, come si diceva prima, sulla la questione sensibilità, appunto perché un bambino è più facile dire esattamente quello che pensa e a volte senza avere un minimo di tatto, lì devi saper gestire. Infatti mi sono capitate molte volte durante magari qualche live su TikTok che qualcuno magari mi dice mi saluti, non hai letto il mio messaggio, ma sai, siete tanti, ok, che, certo, per carità, ok, i miei numeri, però magari dipende da quanta gente quel giorno c'è, però se me lo scrive una manetta, sai, e quindi io dico abbi pazienza, poi rispondo anche a te, quindi devi fare un po' anche da maestra, sai, la maestra, certo, che sta, sì, nell'asilo, sì, che dice aspetta, no, bambini, non correre, bambini, state buoni, quindi non è semplice, però impari anche a dare un, diciamo, gestire la situazione, anche se non è di tua competenza, perché, certo, giustamente mettiamolo in chiaro che gli streamer, chiunque social, deve magari ispirare, ma giustamente uno deve pensare con la propria testa e non è che uno perché dice fai questo devi per forza farlo, assolutamente, cioè prendere, no, e avere la tua cioè decidere per te. Però se uno è piccolo, giustamente facilmente influenzabile, assolutamente, quello, sì, 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 quello. Se serve aiutare lo faccio volentieri, però perché non è, no, semplice. Non è per semplice. Niente. E soprattutto non è in realtà tua responsabilità, esatto, educare al 100% un follower magari piccolino. Esatto, per questo infatti non esistono è i genitori. I genitori, quindi mi raccomando, mamma e papà. Esatto, esatto. Questo tenete d'occhio i bimbi perché, ok, io che sono, cioè, sono una brava ragazza, ve lo posso confermare. Però giustamente è meglio sempre assicurarsi che cosa fanno i propri figli con il telefonino. Importantissimo. Questo è importantissimo. Così. Allora, esatto, con questa perla di saggezza noi tra poco ci dobbiamo salutare, ma prima ti chiedo ovviamente tutti i tuoi contatti social. Ovviamente come in tutti i miei social, per semplificare le cose, anche perché non ne vedo motivo di cambiare il nickname. Si ottimizza. Così. Esatto. Su IG, quindi Instagram, YouTube, TikTok appunto, e tutte le piattaforme più possibili, tanto
nel caso su Instagram ci sono anche Linktree eccetera, Rumi c'ha 94, quindi ottimo. Non si ci può sbagliare. Cioè scambia solo la scrittura maiuscola e minuscola, basta, il resto è sempre uguale. Rumi c'ha 94 ovunque. Tutti i social. Esatto, allora io ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento. Grazie e a te. Ti faccio un grande in bocca al lupo per il grazie futuro. Grazie veramente tantissimo. Grazie a te, grazie per essere stata con noi. Grazie. Cari amici ascoltatori, purtroppo siamo giunti al termine di questa intervista, ma voi rimanete connessi per la prossima. Ciao.